Siamo al telefono con Alberto Mazzoleni, presidente della Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane Lombarde. In vista di questo riordino degli enti locali, lei cosa ne pensa? Che è molto complesso perché rispetto a quanto è emerso dalla riorganizzazione in primis delle province, con tutti i problemi che ne sono derivati, non ultimo ovviamente per la mancanza dei fondi, in conseguenza creando un ente distrettuale in provincia, ovviamente va rivisto anche nell'ordinamento il significato e quanto deve svolgere come attività le comunità montane. Noi stiamo lavorando insieme con Regione Lombardia e le altre comunità montane per provare e capire meglio, da un lato, le nostre funzioni, quindi le funzioni che sono fondamentali per la montagna, e dall'altro anche capire esattamente cosa si vuole fare a mantenimento e tutela dei presidi montani che rappresentano e rappresentavano le comunità montane. Si parla anche di questa provincia alpina di Sondrio che potrebbe avere in futuro magari il ruolo di accentratore un po' delle realtà montane. Esattamente, il lavoro con Regione Lombardia in questo momento è di capire se lo strumento della provincia alpina, quindi una provincia con alcune autonomie in più di quelle delle altre province, proprio per la peculiarità della montagna, possa poi aggregare anche le altre realtà alpine o prealpine, in particolare ovviamente quelle che confinano, in modo da ipotizzare un'area vasta montana dove le comunità montane mantengono la loro autonomia all'interno di queste come presidi di area. E quindi potrebbe essere una delle idee sulle quali ci si sta lavorando, ovviamente sempre complesso e difficile, perché la riorganizzazione non sono mai semplici, ma una delle ipotesi potrebbe essere questa. Un'altra ipotesi percorribile è quella di dare maggiore forza a questa conferenza delle comunità montane e quindi decentrare nelle comunità montane stesse i servizi sul territorio. Questa è l'altra ipotesi, è un'ipotesi ovviamente come dice che è molto forte. Le comunità montane sono 23, conglobano oltre 500 comuni alpini e prealpini, ovviamente questo potrebbe rappresentare un'area vasta che rappresenta la metà quasi della regione Lombardia, sicuramente meno in numero di persone, ma un territorio molto ampio che governare è complesso, quindi questa conferenza potrebbe essere una delle aree vaste e diventare, ecco, un presidio sulle aree montane.